Adesso quello che mi preme vedere un attimo proprio al volo è la mineralizzazione, perché ero venuto senza niente l'altra volta, il primo video che ho fatto qua, no? Però cercavo almeno un po' di tracce di quarzo e le avevo viste che erano un po' qua, vedi, un po' di quarzo frantumato, quindi adesso diamo un'occhiata per vedere se c'è anche un po' di mineralizzazione, Potrei provare proprio così in mezzo, però volevo provare magari, vediamo un po' tra questi massi grandi, andiamo qui. Sì, dai, sì. Sì, c'è mineralizzazione, ci sono sabbie nere, c'è un po' di quarzo, direi di provare a fare qualche batea, qualcosa. Volevo provare qua l'altra volta, mi ricordo, sì, volevo provare a fare questo l'altra volta. Adesso proviamo a pulirlo bene. Questa qui viene quasi quasi. Prendiamo lo scopino. Eccolo qua. Forse ci serve anche questo. E proviamo a lavare qui in mezzo. Qui è un po', si è un po' nuvolato, a parte che il sole fa fatica a arrivare qua dentro, sono un po' più in una gola. Raccogliere questo è sempre la parte più rognosa, che è però la parte più interessante del discorso, quindi lo vado anche qui in mezzo. Vado, 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 e viene via tutto qua. Quindi abbiamo detto che c'è mineralizzazione, c'è un po' di quarzo, e quindi
Guarda che materiale che c'è sotto che non si sarebbe visto mai. Forse mi ci andava proprio un cucchiaio, proprio da cucina. Però quando ho preso questo ho detto, ma sì, questo fa anche da cucchiaio. Però trovo che si fa un po' più fatica a raccogliere questa parte qua sul fondo, vedi? Però sta venendo lo stesso. Allora, ma carietta fresca che c'è ancora, pensavo di trovare bello oggi qui. Okay. Se la pulire anche qua un po' qua. Poi andiamo a lavare al volo questo materiale. Ok, l'acqua qui è gelida, quindi direi di metterci i guanti. Volevo mettermi al sole, forse lì. Anche qui però c'è un po' di sole. Sì. C'è un po' di sole anche qui. Vediamo se ci stiamo qua. Senza... Così.
Qualche puntino piccolo, proprio puntino, eh. Vediamo. Allora, guarda. Piccoli puntini però. Ma ci sono, queste sono già tracce per quanto mi riguarda. Vediamo un po'. Sono più che tracce, sono conferme. Guarda anche quello. Guarda. Guarda. Sì, ok, non sono cose enormi, stratosferiche, ma un piccolissimo campioncino di cosa? Di bedrock. Va bene, magari adesso concentrandoci meglio salta fuori qualcos'altro. Però tracce confermate. C'è oro, eccolo qua. C'è oro. C'è oro. Ci sono, guarda. 3 più 4, 5, 6 puntini e un piccolo frammento, già un po' più visibile. Sì, mezzo millimetro, però abbiamo conferme. Guarda, questa qui è black sand, magnetite, sabbia nera. Ok. Questo è materiale raccolto pulendo questa fessurina qua, che probabilmente non è neanche una delle migliori, perché forse qui il torrente va velocissimo, perché anche per il fatto di aver pulito tanto va velocissimo, e poi vedo che è materiale molto fine qui, no? Ok, però abbiamo oro, confermato, ecco, eccolo qua, perfetto. Allora, mi piace. Quindi adesso questa fessura l'abbiamo lavata piuttosto bene, l'abbiamo pulita, quindi si ripristina, ecco, ovviamente, cioè si ripristina nel migliore dei modi, adesso mi ricordo bene com'era qui il puzzle, era qualcosa del genere. Si ripristina, vedi? Ecco, si ripristina nel miglior dei modi, perché io amo la natura, mi piace che mi ospita, la natura mi ospita in questi luoghi, e mi piace anche cercare di sistemare al meglio quello che mi offre. Queste sono giornate splendide, ok? Sono giornate splendide, pur avendo trovato solo puntini e frammenti. Ma guarda qui in mezzo anche. Wow! Qui in mezzo. Vabbè, qua sotto non ci metto le mani di sicuro. Qui in mezzo. Vediamo se ci sono altre trappole interessanti, va? Caspita! Ma sono già soddisfatto io di aver trovato conferme alla mia prima uscita, che avevo fatto vedere che facevo fatica a trovare quarzo, avevo trovato solo due pezzetti di quarzo, ma pochissima roba. Però poi mi sono concentrato un attimino qua e ho visto che è tutto quarzo frantumato, e adesso ho la conferma di che cosa? Anche la presenza di magnetite e dell'oro, perché l'abbiamo trovato. Va bene, quindi adesso devo solo capire cosa fare. Ora però, essendo che non voglio contaminazione, questa sabbiolina a me non mi interessa, c'è due pagliuzze qua, però non voglio contaminare la mia ricerca, quindi adesso sciacchiamo bene qua. Perché magari contamino la zona con cosa? Con qualche pagliuzza presa da altre parti. Non ho nessuna voglia di avere solo un minimo dubbio. E l'oro che ho visto per adesso qua è, sono proprio puntini, è un frammentino.
ovvio che bisogna tirare, bisogna raddrizzare il tiro e vedere un attimino cosa si può trovare meglio. Adesso andiamo su di qui. Allora, visto che abbiamo secchio, direi di continuare che cazzata ho fatto? Vabbè, vaffanculo, ho fatto una cazzata. Va bene, nessun problema. A questo punto, dicevo, laviamo anche l'altra parte qui, cioè puliamo anche l'altra parte di qua, dai, così andiamo giù una volta, laviamo tutto con le batterie. Ok, ma qui c'è tanta magnetite qui in mezzo, secondo me. Vediamo cosa c'è. Ah sì, guarda. Quindi è una buona trappola anche per loro. Non ho la men che minima idea di che oro trovo qua, perché non sono mai stato qua, proprio mai, quindi non so proprio cosa aspettarmi. Questo viene. È interessante, allora puliamo tutto. La creme della creme è caduta.